Oh, ma hai letto la notizia di questi giorni? Che roba? Cosa è successo? Guarda, non dirmi che Ilaria Blasi e Totti si sono rimessi insieme perché No, veramente. ma tu non guardi che ha paura del buio. Guarda la notizia di questi giorni. Samantha Cristoforetti è la prima donna europea ed italiana a comandare la stazione spaziale internazionale. Vabbè, sì, beh, proprio veramente la pagina Facebook che ha paura del buio è la mia pagina preferita, io li Sì, ma adoro. una notizia così, cioè la prima donna italiana a comandare la ISS, mi sembra straordinario. Un vero orgoglio per il nostro paese, cioè pensa a una nostra donna che è al comando dell'avamposto spaziale più Aspetta, avanzato. orgoglio, voglio dire, con questi capelli qua tutti sparati in aria, disordinati, dai, onestamente, ti sembra il caso? Perché c'è qualcosa contro i capelli sparati in aria? Cioè, No, no, ma effettivamente, ma i capelli sparati in aria possono anche star bene, no, non ho nulla contro questa cosa qua. chiedevo. Lei è una donna ed è in un posto di lavoro, a me non sembra opportuno che si presenti in queste condizioni qua, dai, onestamente. Ma no, lei è in quelle condizioni perché si trova in un ambiente dove gli astronauti sperimentano assenza apparente di peso. Ma Quello è il tu sei motivo. sicuro che questa sia assenza apparente di peso e non sia della banale lacca che in realtà gli astronauti siano qua sulla superficie della Terra? Dai. A me non la si fa, io sono furbo. L'H, cioè. La Stazione Spaziale Internazionale sta orbitando molto rapidamente attorno alla Terra a una velocità di circa Ah. 27.000 km all'ora e si trova a un'altezza di circa 400 km dal suolo. Quindi, di fatto, la Stazione Spaziale sente più o meno la stessa gravità che noi sentiamo qui sulla Terra, circa il 90%, ma mentre è in caduta verso la superficie del nostro pianeta, nel frattempo però si sta spostando molto rapidamente e quindi non riesce a cadere. Di fatto, la Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti e il suo interno sono in caduta libera perenne e questa è esattamente la condizione di E quindi assenza è apparente come di se peso. loro stessero cadendo dentro un ascensore, però in maniera perenne. È Ah, esattamente la pensa un po', stessa pensa cosa. un po'. Esattamente la stessa cosa. E tra l'altro, questo è proprio il motivo per cui gli astronauti si trovano lassù, perché è soltanto in condizioni di assenza apparente di peso che si possono performare degli esperimenti che possono riguardare i materiali, che possono riguardare la biologia, che possono riguardare la salute umana, tutti esperimenti che in assenza di peso non si potrebbero fare qui sulla Terra e che invece sono importantissimi per il progresso scientifico e l'aumento delle nostre conoscenze. Quindi, di fatto, è il motivo per cui lei ha i capelli così sparati è proprio lo stesso identico motivo per cui è così importante che degli Ma astronauti quindi tu stiano mi stai lassù. dicendo che la ragione che spiega i capelli di Samantha Cristoforetti è la stessa che produce ricadute tecnologiche, ricadute scientifiche su noi esseri umani qua sulla Terra? Cioè, lo stesso identico motivo? Esattamente lo stesso identico La motivo. prossima volta mi sa che allora mi conviene studiare un po' di più prima di muovere queste critiche inutili. Esatto. Tra l'altro guardavo qui che, vedi, Ilary Blasi e Totti non si sono rimessi insieme, quindi. Questa notizia mi rovinerà assolutamente la giornata.